Dottore, è bello vedere questa corsa al vaccino da parte di tutti, se però si rispettassero le prenotazioni forse si eviterebbero le scene degli ultimi giorni. È vero, siamo molto contenti come comunità che c'è questa corsa tra virgolette per la vaccinazione, però è importantissima la prenotazione, è quello che la ASL ha comunicato. Poi ci saranno anche poche persone, intorno a 300, speriamo spalmate nella giornata tra i non prenotati, però tutti dobbiamo venire magari con il modulo compilato e rispettando la distanza con la mascherina, è importantissimo. Vogliamo ricordare i numeri dei giorni del delirio, come li abbiamo chiamati noi, dove qui c'erano migliaia e migliaia di persone? Sì, c'erano migliaia di persone che non sono tutte riuscite a entrare, però comunque abbiamo vaccinato ieri sui 2000 e l'altro ieri 2500. Proprio per favorire la vaccinazione, la ASL apre un nuovo hub vaccinale e sarà nella sala conferenze del secondo lotto del Mazzini. Questa è una decisione che si aspettava da tempo. Sì, è una realtà che abbiamo già provato in passato. La ASL ha deciso di riaprire questa aula, facciamo un certo numero di vaccini su prenotazione, quindi anche lì cerchiamo di evitare code e assembramenti e così aumentiamo il numero totale dei vaccini della ASL. Per chi non fosse prenotato, dovrebbe venire qui oppure potrebbe anche recarsi all'ospedale Mazzini? No, all'ospedale Mazzini no, potrebbe venire qua, però il numero è limitato e qua c'è una sede dove diamo la possibilità alle persone di prenotarsi per i giorni successivi. L'effetto Omicron con il numero dei contagi sempre in aumento sta convincendo le persone a vaccinarsi? Sì. È uno dei fattori che convince le persone a fare il vaccino, sì. Quante prime dosi fate al giorno e quante terze dosi? Praticamente sono quasi tutte seconde e terze dosi, però ieri eravamo intorno a un centinaio di prime dosi, quindi ci sono anche queste.